Stasera? Ah, che stasera? Combino qualche cosa. Ho già impastato la sfoglia. Faremo dei ravioli. Facciamo dei ravioli Con i broccoli siciliani. che ho già sbollentato, del baccalà. In questo caso è un prodotto. Sto utilizzando un prodotto fresco non salato, quindi possiamo mettere tranquillamente il sale. Ed il pecorino, eccolo qua, già grattugiato. Ho già preparato una salsa besciamella. In questa salsa besciamella andremo a mettere il nostro pecorino, un pecorino non troppo forte, eh? Abbastanza gentile. Mescoliamo per bene, in questo modo si scioglie il pecorino e si unisce alla nostra besciamella. Ciao Cesare! Ok, e questa è pronta e la mettiamo da parte. Ciao Ernesto! Ok, la mettiamo in una bowl, eccola e la lasciamo da parte. E questa la lasciamo. Ciao Gio! Sì, si fa anche fritto il baccalà, noi lo facciamo in tanti modi. In vista delle prossime feste vedremo come prepararlo. L'acqua già bolle, io mi porto un pochino avanti. Accendiamo fuoco alle polveri. Ok, andiamo con le nostre padelle. Mettiamo un po' d'olio in ciascuna padella, poco poco peperoncino, se non vi piace potete ometterlo, non è necessario mettere, però con i broccoli ci sta bene. Ok, mettiamo l'aglio, lo lasciamo in pezzi grandi. No, il couscous non lo so fare, però posso informarmi, eh? Posso imparare. Ok? Bene, abbiamo messo l'aglio, il peperoncino. In questa padella metteremo anche un pochino di cipolla. Ok? Dove andremo a mettere il nostro baccalà. Perfetto. Ne mettiamo molta, ecco qua. Mettiamo un pezzo di cipolla, sono 250 grammi di baccalà. Mettiamo anche a soffriggere la nostra cipolletta. Poteva mancare la nostra. Ciao Marina! Va bene, lo sai che me ne invento sempre una. Esperimento con voi in diretta. Ecco qua. Poi il baccalà lo faremo anche come secondo, Marina, non solo con i ravioli, te lo prometto. Quindi mettiamo le nostre acciughine, che daranno più sapore al nostro soffritto. Benissimo. Nel frattempo soffrigge, andiamo a tagliare, ecco, il nostro baccalà, che si chiama precisamente, questo si chiama gabibbo, è un prodotto fresco.
lo facciamo a pezzettini. Veramente questo l'ho deriscato e sferrato, eh? Quindi lo mettiamo in questa padella. Qui ci sono delle rischie da dietro, mi raccomando. Ecco qua. Io so che ci sono molti stimatori del baccarà, personalmente non lo amo tanto, però so che molte persone lo gradiscono, quindi noi lo prepariamo. Qui a Roma prevalentemente si fa col pomodoro, con la cipolla, con le olivette e soprattutto si fa fritto. Si fa fritto, ecco. Questa base è pronta, benissimo. Questa alziamo la fiamma, ecco fatto, e andiamo a tagliare i nostri broccoli che abbiamo già presentato prima, siamo cotti preventivamente, diamo una trinciata con il coltello e andiamo a mettere in padella a dissaporire. Qualcuno per decorare il nostro piatto dopo. Bene. Ecco qui. Ok. Perfetto. Senti, aspettiamo, no, non mi ferisco, non mi ferisco. Sono abbastanza brava con i coltelli, giralla. Vedi come sono brava. Ho molta familiarità con i coltelli. Quando ero piccolina, li adoro. Ecco qui. Bene. Aggiungiamo un pochino di sale ai nostri broccoli, anche se li abbiamo cotti con il sale, ma un pochino lo rimettiamo, si sente esagerare. Bene, qua il nostro pesce anche sta andando. Adesso aggiungeremo una nota morbida e dolce, metteremo dell'uva passa, buonissima. Ciao John! Anche la pasta in bianco? Sì. Ecco qua. Scusate se non riesco a rispondere a tutti, ma non riesco a leggervi in tempo reale, eh? Poi dopo vi rispondo. Ok, andremo a sfumare come al solito con un pochino di vino bianco. Il pesce non va cotto molto, mi raccomando, se la si asciuga. Grazie di là, sei molto gentile. Ecco qua. Come vi dicevo, questo baccalà è un prodotto fresco, quindi non è salato e quindi io posso aggiungere un pochino di sale. Ok, se usate del baccalà dissalato non aggiungete sale, mi raccomando, non avere troppo salato. Benissimo.
siamo quasi, siamo pronti, possiamo sfumare tutto, anche questo è pronto. Aggiungiamo anche un pochino di olio delle alicette, così prende più sapore. Abbiamo messo pochissimo olio. Ecco qua. Perfetto. Potete anche, ecco, in questo modo tanto deve andare all'interno del ripieno, quindi pezzettini piccoli vanno benissimo. Ok, ora un pochino di questo composto lo andremo a togliere, che ci servirà per fare la crema dei nostri ravioli. Quindi un pochino lo togliamo. Al nostro pesce, ecco. Facciamo insaporire tutto insieme, perfetto, facciamo sfumare ancora un pochino, aggiungiamo un pochino di acqua. Ok, e un pochino di formaggio che abbiamo preparato prima, dove l'ho lasciato, ecco qua, non troppo forte il formaggio, mi raccomando, che già abbastanza forti i sapori sono. Ok, ricordate che abbiamo messo del pecorino anche all'interno della besciamella. Adesso diamo una frullatina al volo. Il nostro composto lì è pronto. Bella e pronta. Grazie. Ci provo, Ecco. Siamo pronti. Dice poi di là la testa. Ecco fatto, quindi la crema è pronta e anche questo è pronto, ecco fatto, perfetto, potete togliere anche l'aglio se volete, così non si incorre in qualche gradevole ingerimento. Ecco fatto, l'abbiamo tolto, bene, ecco l'ultimo pezzettino, ok, bene, il nostro composto è pronto, prendiamo la nostra boule, dove avevamo la nostra besciamella, cose preferite? Beh, io faccio un'alimentazione molto semplice, mi piace il salmone molto, la carne, e ci sono delle cose che mi piacciono, diciamo che il baccalà non rientra tra questo, lo mangio, mi piace anche questo, se è fatto bene mi piace anche il baccalà. Benissimo, possiamo, ecco,
cioccolato che quando si fredda diventa più compatto. Ok? Eventualmente si può aggiungere un pochino di pan grattato che dà un pochino di più di consistenza. Diamo più consistenza al nostro composto. Facciamo un po' di pan grattato. Quando dovete addensare un pochino qualche composto, che adesso io non ho tempo di farlo freddare per farvi vedere come viene, e quindi mettiamo un po' di pan grattato. In questo caso darà più consistenza al nostro composto, senza peraltro modificarne il sapore, rimane abbastanza neutro. Ecco, come vedete già è più denso. Però magari se fate, preparate precedentemente tutti i composti, li fate freddare, al momento che li andate a unire sono più tirati. Oh, perfetto, benissimo. Vedete, ho preso già più consistenza perché il pan grattato andrà ad assorbire i liquidi. Ok? Se no, non riesco poi a fare. Ecco, e siamo pronti. Benissimo, adesso assaggeremo, assaggiamo come sta il sale, il composto. Considerate sempre che qualsiasi cosa, quando andrà a freddarsi, prende più sapore. Ok? Quindi, sentiamo un po'. Devo dire perfetta. Quindi adesso ci spostiamo ed andiamo a fare i nostri ravioli. Un momento soltanto che cambiamo la postazione. Tanto un attimo, cambiamo la nostra postazione. Prepariamo bene, piegarli, prendiamo un'altra. Oh, ecco. Abbiamo già pronta la nostra padella. Grazie, sei molto gentile, ti ringrazio. Allora, adesso ci spostiamo. Scusate, però dobbiamo spostare. Io sono sola, non ho nessuno che mi aiuta, quindi devo provvedere da me. Ecco la nostra nuova postazione. Eccoci qua. Siamo pronti. Adesso vediamo un po'. Ci vediamo, mi vedete bene? Ok. Abbiamo qui la nostra sfoglia che abbiamo fatto prima. E tagliamo una porzione. Stampiamo e stasera la stenderò con il mattarello. Stasera ho deciso così, niente sfoglia, mattarello e coppa pasta per tagliare. Li faremo a mezzaluna, ok? Ecco qua,
Mettiamo il nostro mattarello e andiamo a stendere la pasta. Così. Ok, ci vogliono pochi secondi, pochi secondi, la nostra sfoglia è pronta e la possiamo lavorare. Ecco qua, lo vedete? L'abbiamo già fatto, non ci vuole molto, ci vuole poco tempo, Ci siamo, la nostra sfoglia è bella e pronta. Non fatela né sottile né troppo giusta, perché calcolate che... Eccola. È abbastanza cremoso il ripieno, quindi non la dovete fare troppo sottile, sennò si rompono. Questa sfoglia è pronta. Eccola. Vede? Eccola qua. Pronta. Bella, bella, bella come il sole. Ok. Benissimo. Adesso prendiamo il coppapasta ed andiamo a tagliare i nostri ravioli in modo molto semplice. Vedete? Oggi abbiamo usato un metodo diverso. Dimmi Milano, non ti vedo, fammi mettere gli occhiali. Per aprire il mio ristorante, hai ragione Milano, magari. Ok, bene, abbiamo preparato, eccolo qua, vedete? Si è rappresa di più. Prendiamo, potete usare anche una sacchetta apposta, tranquillamente, per fare questo lavoro, però va bene anche un cucchiaio. Ok, mettete una dose generosa, iniziate avari con il ripieno, lo dico sempre, non troppo, se no non si chiudono, però il giusto e anche troppo poco. Ecco qua. Magari ci invitiamo un cucchiaino per far scendere il composto. Grazie, sei gentile. Ecco. Ecco fatto.
poi andremo a chiudere. Ci siamo ragazzi, adesso li possiamo andare a chiudere. Ci siamo quasi. Sono un po' velocemente perché non si deve asciugare la sfoglia, perché se si asciuga la sfoglia non si chiudono più. Poi dovete andare a bagnare i bordi, quindi siamo perfetto. Bene, ora possiamo chiudere i nostri bilal. Io non chiamo nessuno in privato. Ecco qua, li chiudiamo bene 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 in questo modo. Ecco i nostri ravioli, agnolotti, come li vedete chiamati. Mi raccomando, chiudeteli bene, se no si vanno ad aprire. Dobbiamo essere molto veloci, così li prepariamo. Non vi voglio tediare, ok? Dobbiamo essere veloci, 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 veloci. Così andremo a presentare il nostro piatto. Vedete, la sfoglia non è né troppo fina, è troppo spessa, ok? Vedete, eccola qua, questa è la sfoglia, non l'abbiamo fatta troppo spessa neanche troppo fina, il giusto. Dai, la chiudiamo bene bene, la sigilliamo e ci sbrighiamo ad andare a metterli in pentola. La nostra crema è pronta, abbiamo preparato. Sì, sono impegnata, Bilal. Ho un figlio che ha 34 anni, quasi. E io sono vecchietta, vado per i 55. Ecco qua. Ok. Dobbiamo iniziare a chiuderli tutti. Ciao Cesare. Allora, vi dicevo, la nostra crema l'abbiamo fatta con i nostri broccoli che abbiamo ripassato in padella, con l'aglio, la ricetta e un pochino di peperoncino. Abbiamo messo un pochino di acqua della pasta per frullarli e ci abbiamo aggiunto del formaggio. Non troppo forte, perché abbiamo già messo il pecorino all'interno del ripieno. Se no, dopo, se esageriamo con il formaggio, se è troppo forte, non riusciamo a distinguere i vari gusti che abbiamo: i broccoli ed il pesce. Abbiamo messo anche dell'uvetta passa per ingentilire il nostro ripieno. Quindi avremo, quando andremo a mangiare i nostri ravioli, ci capiterà quella nota dolce e profumata dell'uva passa, ok? Quindi darà un po' di dolcezza al nostro ripieno. Perfetto, ci siamo quasi. Quindi abbiamo fatti belli pieni, siamo stati bravi, ok? Ma potete farle anche tranquillamente quadrate, in modo molto semplice, se fate prima, anche così non ci è voluto molto. Ecco qua, per cambiare un pochino, per non farli
fare sempre le solite cose, ogni tanto cambiamo. Ecco qua, l'acqua bolle, la padella l'abbiamo messa sul fuoco. Ci siamo, eh? Ma quanto ci mette stasera Roberta? Avete ragione, però purtroppo li ho preparati. Se non li chiudo subito non mi si chiudono più, quindi quando fate attenzione, non fate una sfoglia troppo grande se volete farlo in questo modo, se no la pasta vi si asciuga. Se vi si asciuga la pasta, poi dopo dovete inumidire i bordi con dell'acqua. Invece così riuscite a chiuderli tranquillamente. Poi per cuocerli, questi, come li buttate in acqua, vanno tirati su. Grazie Cesare, sei molto gentile, ti ringrazio. Questo può essere un piatto che potete tranquillamente fare per la vigilia di Natale. Potete tranquillamente prepararli. Potete preparare anche la crema di broccolo. Preparate il tutto e lo surgelate. Se avete la possibilità di avere un surgelatore, ve li preparate prima e tranquillamente surgelate sia il condimento che i ravioli. Così la sera di Natale potete dedicarvi a festeggiare con la vostra famiglia, invece di stare solo in cucina a sfaccendare. Avrete più tempo da dedicarvi alla vostra famiglia. Ci siamo, li abbiamo terminati. Ecco qui. Perfetto. Bene, abbiamo già fatti un bel po', ne abbiamo fatti un vassoio, ragazzi. Avete visto? Siamo stati bravi, eh? Siamo stati proprio bravi. Ciao Angelo! Stasera sto facendo dei ravioli con il baccalà, i broccoli siciliani ed il pecorino. Andiamo. Dice Roberta, col pesce ci fa tutto, sì. Come avete ben notato, mi piace cucinare il pesce. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo chiuso anche l'ultimo. La pasta si vuole impastare tranquillamente, così non sprechiamo niente, ok? Ci siamo ragazzi, eh? Adesso è proprio il tocco finale, ci vogliono pochissimi minuti. Togliamo gli occhiali se non si appannano, accendiamo il fornello. Ci spostiamo di nuovo, al volo, al volo, al volo, un attimo proprio, eccoci qua. Eccoci, ci fai vedere tutta la tua cucina. Oh, ecco qua la nostra postazione d'attacco. Eccoci qua. La nostra crema qui in padella, prendiamo i nostri ravioli, come vi ripeto ci vuole proprio il tempo di buttarli giù e li tiriamo su tranquillamente, ci vuole pochissimo.
nostro apprezzino. Eccolo qua. Il tempo che vengono a galla e i nostri ravioli sono pronti. Ci siamo, eh? Ok, Angelo. Eccoci qua. Bene, i nostri ravioli sono venuti a galla e quindi sono pronti. Oh, ecco qua. E siamo pronti per impiattare. Bene. Ecco qua. Pronti. Ci siamo. Possiamo impiattarli. Poi per quanto riguarda le quantità, dipende quanto mangiate, quante persone siete, quanta fame avete. Ok, mettiamo qualche broccolo sopra, i nostri broccoli, ecco qua, ecco fatto, benissimo, e un pochino di formaggio. I nostri ravioli con crema di broccoli e pecorino e baccalà sono pronti. Quindi un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!